Ok, siamo in un club di quegli anni, a Cuba. Ti spiego ora come si balla il danzón. Nella prima parte della canzone ci è permesso soltanto passeggiare. Possiamo scambiare due chiacchiere con il nostro ballerino o con la nostra ballerina, ma attenzione a non muoversi troppo. E dopo il nostro passeo possiamo andare in presa chiusa, come nel valzer, e incominciare a girare. Il passo base lo dovresti conoscere, è l'antenato del nostro passo base di salsa, quindi l'uomo va avanti di sinistro e la donna indietro di destro. Ecco, lo vedi quell'uomo con sguardo serio, tutto impettito? Lui è l'addetto alla sicurezza. Esatto, controlla che nessuno dei ballerini faccia movimenti troppo scomposti. C'è il rischio che ti sbattano fuori. Senti come un giornalista cubano descriveva le ballerine dell'epoca. Il fascino di questa danza non sta nel movimento dei giri, né nella difficoltà delle evoluzioni, in quanto i giri si danno anche nel valzer. Il fascino è nella morbidezza dei movimenti, tipica delle cubane, quella grazia che solo esse possiedono, quel voluto e soave di menarsi che fa serpeggiare sofficemente la gonna con un incanto che accattiva. Il danzón dura fino agli anni 20, poi verrà spodestato dal son, ma questa è un'altra storia.